Non si esclude alcuna pista sul decesso del 38enne pregiudicato di Mirano morto nella notte in ospedale a Padova, Matteo Venturini, con precedenti per reati contro il patrimonio. Attorno alla scorsa mezzanotte sarebbe stato notato da alcuni passanti mentre immergeva la testa più e più volte nelle acque del Tergola, lungo via Murano a Vigonza, una zona in aperta campagna dove l'uomo sarebbe, il condizionale d'obbligo, giunto da solo. A dare l'allarme, dicevamo, alcuni passanti che non si sa come si trovavano nel luogo appartato proprio in quel momento, e qui scatta il giallo. Quando sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118, Venturini era privo di conoscenza, è stato tratto a riva, è stato rianimato, trasportato in ospedale, poche ore dopo è spirato. Sul volto e sul busto diverse ecchimosi che potrebbe essersi procurato da solo, visto che era completamente ubriaco, ma che potrebbero essere state provocate da uno o più ipotetici aggressori. Il 38enne da qualche tempo viveva nel ben noto campo nomadi di Via della Fantasia a Mirano, assieme alla fidanzata Rom. Non si sa come si arriva a Vigonza e cosa fosse venuto a fare. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso e forse dare una svolta al caso.